qualcuno dietro di voi. Ferma un attimo. Ti ricordo che se vuoi beccarti questi momenti in diretta, ti trovi tutti i giorni, quasi, su Twitch dalle 20:30. Ma adesso, buona visione, Eutum. Il gioco verrà salvato automaticamente dopo aver superato il livello. Ok, e a livelli? La stanza mi sembra ben che accogliente. No, raga, questo gioco secondo me ce l'ha ai piedi. È troppo realistico per non averli. 3, 2, 1. I quadri. Oh, per una volta non ci sono quadri inquietanti. Sono carini. Guarda che figo, il tizio che suona il violino e i tizi che mangiano a bordo piscina. Facciamo un gioco. Sì o no? Raga, facciamo un gioco sì o no? Ma io andrei di sì. No, non lo facciamo. E che succede se io faccio no? Non lo voglio fare. Ok. C'è stato tipo un terremoto. Mi dispiace, non avete scelta. Come non avete scelta? Facciamo un gioco, sì. Ok, vediamo facendo sì che succede. Ottimo. Iniziamo con qualcosa di semplice. E cos'è? Raga, ma devo fare qualcosa col quadro? Che c'è il pezzo di un puzzle? Magari dobbiamo tornarci dopo. Io attualmente non ho altro, capito? 1 più 8 per 7 meno 9. Prima le moltiplicazioni. 7 per 8, compà. 7 per 8 fa 56. 56, quindi 1 più 56, 57. Meno 9, 48. 48. Ma se sbaglio che succede? Vabbè, non è un nostro problema. Ottimo lavoro, ora prova qualcosa di diverso. Non vedevo l'ora, sai, carissimo. C'è un telefono. Pronto? No, non ancora. Pronto? Quante volte il telefono ha squillato? 7? O 6? No, raga, non li ho contate. Poi al terzo trino ho fatto pronto. Boom! Secondo me sei. Sei. Poi di qua è caduta la statua. Ti pare che devo andare di là? Sei. Ragazzi, sei o sette? Ma raga, ma mi pare che mi metta a contare gli squilli. Sì, però secondo me è una trappola il fatto che è caduta la statua. Andiamo di sette. Perché ci sono solo due puzzle? Risposta sbagliata. Bisogna concentrarsi. Io ti spacco la faccia. Ti pare che mi metta a contare tririririn e tiririririn? Ma che tiririririn? Ora palesi mi fa un'altra domanda. Dite che è la stessa? Vabbè, se è la stessa si va di 6. Quante volte il telefono ha squillato? 7. Quindi può anche cambiare. Ok. Eccolo, l'altro pezzo di puzzle. Per ora stai andando alla grande. Che cosa tiene in mano la persona nel primo quadro? Ma io che cacchio ne so? Scimitarra. Scimitarra. O pugnalata a spada. Vabbè ragazzi, le traduzioni purtroppo ve l'ho detto, sono quelle di quel compagno di classe che spacciava anziché portarsi i libri. Però pazienza, dai. Che cosa? Ma cos'è sta scimitarra? Cioè la traduzione cosa sarebbe? Ma ragazzi, io non ho mai visto una scimitarra in vita mia, quindi a prescindere andrei a sinistra. Andiamo di qua. Ok. La vostra risposta è vicina, ma non del tutto. Bro, mi sa che c'era una scimitarra. Vabbè, raga, in mano lui c'ha in questo momento... Boh, ma è tipo una spada curva. No, subito è comparso! Cosa tiene in mano la persona nel primo quadro? Cosa tiene in mano la persona? Scimitarra oppure pugnalata spada? Ragazzi, è una sorta di spada la scimitarra. Ah, grazie, compa. Allora è una scimitarra, ragazzi.
Allora, da oggi in poi, se qualcuno vi dovesse mai chiedere cos'è una scimitarra, voi non dovete dirgli una scimmia a forma di chitarra, bensì una spada tipo storta. Compa, c'è un altro pezzo di puzzle. Altre sfide in arrivo. No, sta scritta non mi piace. Presumo sia una freccia. Eh? Una freccia che semplicemente mi indica di andare a destra. Quindi io vado a destra. Poi c'è una freccia bianca che mi dice di andare a sinistra. Quindi io vado a sinistra. Lo vedete? Che fa quel tizio? Tizio! Ma dov'è andato alla fine? C'è un altro pezzo di puzzle o no? La vista è molto buona. Pezzente! Oh, però non posso calciarle. Cioè, nel senso, sono tipo invisibili, capito? Quante zucche ci sono qui? No, io non le conto. Per chi mi avete preso? Per uno sterco umano? Io non le conto. Per me sono 99. Io non le conto. Intendo la vera zucca. Come intendo la vera? Ma che significa intendo la vera zucca? E quindi sono 100. No, però raga, però sai cosa? Sai cosa? Che probabilmente ora cambia il numero, quindi ho paura io. No, non sono 104. Bro, ma c'è una freccia su una zucca. Devi scaricare la rabbia su di me. Ah, sono sparite tutte le zucche. Quante zucche ci sono qui? 100 o 0? 0. Buona giornata della zucca. Stai attento. E che devo fare? Come fa? Cioè, capito che mi aspetto di tutto. Mi aspetto che mi cada anche il tetto addosso. Come faccio a stare attento? Come faccio a preoccuparmi di una pipa? Clicca. Fuma, sì, no. Boh, ma più che fuma sta prendendo a fuoco. Bro, ma si fuma così la pipa che sembra che sto facendo un falò. Non è consentito fumare qui. Ma, no, ma appunto ho messo no. Ma io infatti non volevo fumare. Ma io non volevo fumare. Vabbè, ok, sì, sì, va bene, sì, fuma, sì. Vediamo che succede. Quindi? Lo devo limonare. No, gli devo dare la pipa alla statua, ragazzi. Palese. Eccolo! Mantenere l'aria fresca. Ma chi è che ha scritto ste robe, raga? Chi la fa? Chi ha osato? Troppo lento. Come troppo lento? Mi metto a correre. Lento. Che devo fare con sto laser, raga? Non lo so. Ah, anche questo si ferma. No, allora al terzo c'è la trappola, ve lo dico io. Quanti laser? No, raga. 6 o 7. 7. Ok, appena non è 7, intanto so chi sei. C'era già il puzzle sotto? Direi che quella cosa è abbastanza luminosa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, quanti laser? 6 o 7? Vabbè, se non sono 7, sono 6, oh. Cioè, non è che ci vuole tanto, dai. Direi che quella cosa è abbastanza luminosa. No, ma non è che sono cambiato e a sto giro erano 7. Ma non riesco a contare i laser, raga. 7. Signori, ci siamo! Punto interrogativo. Devo fotografare. Io sto gioco lo odio. Evitare l'attacco. Ma vai a cagare, dai. Questo non ci attacca, giusto? Eh? Ok. Facciamo le foto alle cose che non ci attaccano. Ok, ce ne possiamo andare? Ma ragazzi, io farei un'altra foto, ma...
Qual è il colore dell'ultimo flash? Ciano? Blu. Colore dell'ultimo flash? Ma io l'ho visto bianco. Vabbè, facciamo che era blu. Bella fotografia, grazie. Era blu. GG, raga. Spero vi sia piaciuta l'esperienza di gioco, l'esperienza di visione più che altro. Qual è il colore dei suoi occhi? Nero o marrone? Come facevo a vedere gli occhi della signorina? Che con tutto il rispetto è rimasta lontana da me, ringraziando anche il signore. Ma che ne so, raga, nero. Questa volta guardate un po' più da vicino. No, io non mi si avvicino alla signorina. Signorina, mi scusi! Signorina, erano rossi oppure erano verdi? Io li ho visti rossi. No, 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 no. Io un pizzico di rosso l'ho visto. Fermi che ce l'abbiamo. Successivo. Allora, raga, le frasi corte, possibilmente anche con un punto. A sto giro non ho messo il punto, mi fanno paura. Però va bene, successivo, alla fine ha pure messo la S grande, quindi non fa così tanta paura, ok? L'ananas dovrebbe essere aggiungere l'ananas alla pizza? Ovviamente no! Buon italiano, quale sono? Il problema è che quel tizio è troppo veloce. Se io andassi subito sul sì, cosa che non vorrei nemmeno. Ma in tutto ciò io che cosa sto... Cos'è l'ultima cena? Non ci sarà mai pace su questa questione. Camminiamo vicino al muro perché non vedo niente. Avete paura del buio? Sì? No. No. Avanti! Avanti! Oh. L'alimentazione dell'illuminazione è fuori servizio per un periodo di tempo. Ce l'avete una torcia, qualcosa? Come illumino io il mio cammino? Vabbè, camminiamo vicino al muro così vediamo qualcosa, raga. Ora qualcuno dietro di voi. E perché è troppo buio per vedere chiaramente? E beh sì, gran faccia di culo. Raga, non ho capito, ma dov'è che dovevo andare? La sua bocca è aperta? Ma ragazzi, io non l'ho visto perché sono scappato. No, raga, dobbiamo vedere se la bocca del tizio che ci insegue è aperta. Oh, e invece no. Preparatevi alle sfide future. Ragazzi, prepariamoci alle sfide future. Perché non si apre tutta? Ok. C'è un pulsante rosso. A me non piacciono i pulsanti rossi. Partiamo da questo presupposto. Chi è? Chi è? Ah, che figo. No, non ho capito. Quanti zombie hai visto? 6? 5? Non lo so. Dove erano 5? Mi piace. Non mi piace. Non è così difficile, vero? Bro, dipende. Dipende dalla prospettiva. Sai, dipende proprio dalla prospettiva. Fammi attaccare al muro. Preferirei staccare la stream direttamente che stare fermo. Quante impronte di mani ci sono? No, raga, non lo so. Dai, qualcuno le ha contate, perché tanto ve lo aspettavate. Quante erano? 11, bravi. Penso che possiate sicuramente affrontare più sfide. Io penso di no. Ah, non ho schiacciato niente. Chi lo ha ucciso, sinistra o destra? Oh, porco. Chi l'ha ucciso, sinistra o destra? E io che ne so? Allora, raga, in base a come è messo... Oh, lui era dritto ed è caduto, cioè. Indagine sulla scena del crimine. Già prima c'erano qua tre pezzi di puzzle, o no? Vediamo se si vede, raga. Chi lo ha ucciso? Bro, ma questo si è messo a correre... Pezzente. Ma se prima è corso verso la porta... Ok, sinistra, raga. Easy. Ma come no?
Ma sta freccia prima c'era? Ma prima c'era sta freccia? Ma che freccia è? Raga, non sono confuso. Destra. Che ne so cosa intendeva. Non lo so. Non lo so. Ma raga, ma... è rimasto a tre. Chi lo ha ucciso? Ma io che cacchio ne so? Ah, ora mi fa clic. Ma il quadro è cambiato. Ora vai a destra. Cos'era quel rumore? Andrei. Che cos'è il rumore? Chi è? Stanno sistemando dei tubi. Io alla fine del gioco voglio un 1v1 col creatore del gioco. Allora, la lampada è gialla. TV. Ma è dietro di me. Qual è il poligono nel video? Ottagono? Eptagono? Quando le consegne nel problema di geometria erano scritte in italiano, io non capivo completamente niente. Se qui mi scrivono qual è il poligono nel video, ottagono, eptagono, e poi effettivamente un poligono non c'era, io capite che preferisco sparare. No, vabbè, per me era un ottagono. Eptagono è un demone. Non lamentatevi della qualità dello schermo. Non mi sono mai lamentato. Lo sto capendo. Oh, ma questa corre. Qual è il poligono nel video? Vuole qualche sberla vola? Credo eptagono. Certo, se ho sbagliato prima dici eptagono. Ma magari è cambiato. Io voglio solo sapere che porco cane... Vabbè, eptagono. Certo che era sbagliato. Non lamenta... Senta qualcosa la signora. Un poligono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Allora ne aveva 3 sopra, 3 sotto. E siamo a 6, 7, 8. No ragazzi, è un ottagono quello. È un ottagono perché erano 3 sopra, 3 sotto. E poi 2 ai lati. Giustamente 1 e 1. Eccolo. Woohoo! Il vostro traguardo è una nuova pietra miliare. Ci vuole la traduzione della traduzione. Per la prima volta da quando gioco agli or. Ma quella è una faccia, no? Perché a terra ci sono dei libri? No, raga, palese c'è qualcosa con i libri. No, non mi dire di contare i libri perché io non li conto i libri. Mi dispiace, i libri non li conto. Oh, porco. Perché non si è accesa la luce? Ma c'è un libro. Bro. Che cos'era quel... Quale mano ha perso? A destra? O a sinistra? Ma non ho capito, non aveva una mano? Io non ho visto quale mano non aveva. Nel dubbio la mia scusa se dovesse essere sbagliata è che pensavo fosse alla sua di sinistra. Un altro livello superato, la fine è in vista. Ragazzi, siamo per arrivare alla fine. Sono felicissimo. Oh, quella faccina, vedi? Quante faccine sorridenti ci sono? Oh mio Dio. Ma contiamole. Vabbè, questo è facile, dai. Allora, faccine sorridenti, all'inizio quante ce n'erano? Ce n'era una, due, Odio questo minigioco. No, 7, 8. Ma come 8, fratello? Sì, palese, una mia faccia era sorridente dopo che ho visto il jumpscare. Deve esserti sfuggito qualcosa, ma porco cane, raga. Porco cane. 1, 2, 6. 7, 8, 9. Ci sono 9 faccine. Ci sono 9 faccine sorridenti. Questa volta dovete solo indovinare la probabilità del 50 e 50. Ma raga, ma non era 9. 1. No, raga, ora c'è un altro jumpscare. Senti, io un altro jumpscare non me lo prendo, mi dispiace. Ho detto 2 volte di fila 9, lo sono 10. Basta. Poi mi ha detto probabilità del 50 e 50. Io come un cretino continuo a contare ancora. Sono chiaramente 10. Oh, tiè. Sconfiggere l'oscurità. No, non mi piace. Già il titolo mi fa cacare, ok? Questo corridoio non c'era, ve lo assicuro, eh.
Ma non si apre. Putrido infame. Eccola. Ok, apri. Apriamo la chest. Ah! Perché non c'è niente nella chest? Il forziere è vuoto. Sì. No, aspetta, vado a controllare che magari si è riempito. È vuoto, è vuoto, è vuoto. Oh, pensavo che la risposta fosse ovvia. Ma che significa? Ma che cazzo? No, raga, c'è un altro jumpscare. Ve lo assicuro, 100%. Oh, ci scommetto. Il forziere è vuoto, no. È pieno. È delle mie lacrime, dei miei pianti. E delle mie incazzature. La vittoria è a portata di mano. Ah, senti, vai a cacare, compa, dai. Io ancora aspetto che fai la cacata e poi la metti nella recensione di questo videogioco. E la devi anche pinnare. Oh, questo è aperto. Come no? Ma non c'è il lucchetto. Però c'è una chiave. Chi è che è morto? Questo gioco non finisce fra due minuti. Io mi inizio a sentire male, eh? Che cosa vuoi? Quante volte avete sentito ridere? 7 5 O 6 Ah vabbè, allora fai 6. E che, ne devo togliere uno? Vabbè, togliamone uno, dai, 6. Ti pare che mi sbaglio di 2? Massimo mi sbaglio di 1, in quel senso, sì. Vabbè, allora sono 6, dai. State facendo un ottimo lavoro. È ora di prendersi una pausa. No, no, che pausa? No, no, io voglio finire. Io non voglio pause. Quante domande ci sono state finora? 20 o 21? 20. 20, ve lo dico io. Ve lo dico io, raga. Ok, sono 21. La perseveranza paga. Sì. Io se ti prendo a pugni però lo faccio gratis. Questo giro è molto semplice. Basta andare a destra per passare. Allora, lui è messo così, quindi destra intende di qua. Eh? Ma che ti sembra, compà? Paperino. La destra è la mia, non la sua. Questa volta è vero, vai a destra e passerai. Ok. Manca l'ultimo. Si avvicina alla fine e voi ve lo meritate. Che carino però. Secondo me è simpatico il bro. Proprio alla fine. Proprio alla fine di tutto è simpatico. Qual è il tuo migliore amico? Il cane oppure? Non lo so, io ho un certo. Io ho un certo amore verso i gatti. Dai, solo per piede, dai. Solo per piede, dai. Tra piede e un gatto qualsiasi scelgo piede. Abbiamo finito. È quasi finita. Comincio già a sentire la tua mancanza. Hai dimenticato che questo è un gioco horror, non è vero? No, me lo ricordo purtroppo. L'Italia ha segnato. Buono! Congratulazioni, questo è l'ultimo livello. Prendi la tua decisione finale. Ti piace questo gioco? Sì? O sì?